Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale TV City. In apertura ancora emergenza rifiuti a Torre del Greco con discariche abusive ingombranti anche all'ombra di Palazzo Baronale. Assegnazione poi delle spiagge libere di Torre del Greco ai nostri microfoni l'assessore al demanio Graziella Pirozzi. Ripartono i saldi estivi, dal 3 luglio inizieranno in tutta Italia con tanta voglia di ripresa per tutti gli esercizi commerciali locali. In conclusione, l'evento organizzato dagli alunni della Don Bosco d'Assisi per ricordare la professoressa Pina fu una delle prime vittime di Covid a Torre del Greco. Questo ed altro nei nostri servizi. La situazione di degrado causata dai rifiuti a Torre del Greco raggiunge anche Palazzo Baronale, a pochi passi dall'ingresso del comune. Le condizioni sono di abbandono totale, con scatoloni di apparecchiature elettroniche gettati, secchi con sacchetti di immondizia all'interno scambiati probabilmente per cassonetti. In quella zona quasi tutte le case sono praticamente piano terra e diventa insopportabile, oltre che insalubre, assistere quotidianamente a questo quadro tragico. Spostandosi di pochi metri assistiamo, come se non bastasse, ad un'altra situazione poco piacevole all'esterno del comando dei vigili urbani. Anche qui lo stato è di abbandono totale. In questo caso i protagonisti sono i rifiuti ingombranti che mai bastano. Più precisamente porte in legno e sedie di ufficio. È indecente che simili depositi illeciti avvengano a pochi passi da luoghi istituzionali, che si presume debbano essere controllati e pattugliati in qualunque ora. Una discarica abusiva all'ombra del municipio è una pessima cartolina dell'amministrazione cittadina e per tutta la cittadinanza. Siamo ormai all'inizio della stagione estiva, anzi una stagione estiva quasi inoltrata. Quali sono le novità per quanto riguarda le spiagge libere di Torre del Greco? Già l'anno scorso c'è stata questa iniziativa che è stata reiterata, anche perché è stata fatta in ottemperanza a quella che è un'ordinanza della Regione Campania per sopperire alle esigenze dell'epidemia del Covid-19. Quindi viene data la possibilità a una serie di soggetti che verranno poi esaminati da una commissione ed è tutto scritto della manifestazione di interesse pubblicato, di partecipare, di avere la possibilità di prendere in concessione temporanea delle aree libere, quindi le cosiddette spiagge libere che sono individuate ed elencate della delibera e quindi della manifestazione di interesse, di poterle utilizzare, cioè si utilizzano le aree a disposizione degli utenti, ma al contempo naturalmente il gestore dovrà provvedere alla pulizia, alla manutenzione, alla vigilanza, alla protezione. Quindi questo in realtà è un servizio che noi diamo ai cittadini, perché innanzitutto è a costo zero, perché appunto chi decide di partecipare a questa manifestazione di interesse e di assumersi il compito praticamente di gestire e vigilare, naturalmente è chiaro che come dot des la contropartita è che il gestore ha la possibilità poi di installare anche dei velettini, anche per poter somministrare del cibo, bevande, insomma di questo genere, generi alimentari. Ma questo non significa che l'utente perde la spiaggia libera, perché l'utente potrà tranquillamente andare a frequentare quella spiaggia, solo che appunto avrà il vantaggio di trovarla pulita, ordinata, e potrà eventualmente sia affidarsi e utilizzare i servizi del concessionario e sia portarsi la sediolina da casa. Quindi questo è un aspetto che ci tenevo praticamente ad evidenziare, quindi tranquillizzare i cittadini che appunto loro potranno sicuramente continuare a utilizzare quelle spiagge come spiagge libere, quindi senza dover pagare nessun tipo di ticket, di biglietto per l'utilizzazione,
Al contempo però avranno una spiaggia pulita, perché il concessionario ha un obbligo nei confronti dell'amministrazione di provvedere alla cura, alla pulizia e alla manutenzione. Ovviamente una scelta che va anche a contrastare i fenomeni di abusivismo che abbiamo visto sulle nostre spiagge negli anni precedenti. Certo, certo, una delle ratio è stata proprio questa, quella di evitare praticamente che terzi sine titulo appunto potessero occupare questi spazi destinati ai cittadini, quindi spazi liberi praticamente, e lucrare illegittimamente su questi spazi. Così facendo noi abbiamo creato una regolamentazione di tutto il territorio monitorato, così avremo la percezione esatta di quello che succede sulle nostre spiagge libere, quindi non ci potrà essere più un abusivismo. Quali sono i tempi per questa procedura? Allora, i tempi saranno a brevissimo, perché la domanda scade il 2 luglio, la possibilità di aderire a questa iniziativa da parte dei terzi, i quali, le ripeto, dopodiché verranno esaminati da una commissione, perché è chiaro che devono avere dei requisiti, perché poi c'è anche da pagare il canone di concessione demaniale, che mi pare sia di 2.000 euro, dopodiché poi verranno utilizzate, inizierà praticamente il servizio. Al via i saldi estivi, da oggi in Sicilia e dal 3 luglio in quasi tutta Italia, ultime a partire la Puglia il 24 luglio e la Basilicata il 2 agosto. Caccia all'affare per i consumatori e auspici di ripresa per i commercianti, che sperano in una forte spinta al consumo dopo le restrizioni imposte dalla pandemia. Secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 171 euro, pari a 74 euro pro capite, per un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro. I consumatori del Codacons prevedono percentuali di sconto da subito altissime e vendite in crescita del 15-20% rispetto allo scorso anno, ma al di sotto dei valori pre-Covid. Dopo l'annus horribilis, l'auspicio è che riparta la corsa allo shopping. C'è tanta voglia di libertà e di ritorno ad una nuova normalità, commenta Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia Confcommercio. Per questi saldi, spiega Borghi, ci aspettiamo consumi in crescita rispetto allo scorso anno, ma soprattutto una conferma del trend degli acquisti nei negozi di prossimità, dopo il forzato ricorso agli acquisti sul web. Nonostante la voglia di ripresa, è giusto ricordare che le regole per il contenimento dei contagi vanno sempre e comunque rispettate. È necessario misurare la temperatura e disinfettare le mani all'ingresso di ogni esercizio, rispettare la distanza di sicurezza dagli altri clienti e avere accessi contingentati nei vari locali a seconda della loro capienza. Sarà comunque possibile provare i capi. In ultimo, ricordiamo che all'interno dei negozi è necessario indossare la mascherina. Gli alunni della terza A della Scuola Don Bosco d'Assisi di Torre del Greco ad indirizzo musicale hanno dedicato uno speciale saluto alla professoressa Pina. La docente, Geppina Ruggero, fu una delle prime vittime del Covid ed insegnava proprio in quell'istituto. Così le note dei giovani alunni sono state un addio ed un ricordo. Nell'impegno dimostrato dai ragazzi, però, c'è anche tanta voglia di riprendersi dopo 2 anni difficilissimi, soprattutto per la scuola. Gli alunni hanno affrontato lutti, perdite, dad e lontananza dai banchi e dai compagni. Con questa esibizione hanno mostrato che, nonostante tutto, loro sono pronti a riprendersi la vita e tornare, con maggiore voglia, ai normali doveri di qualunque studente. L'iniziativa è stata realizzata grazie all'impegno del corpo docenti e del soprano Jessica Crispini.
Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione@tvcity.it o al numero di telefono 340 6561 484. E con questo è veramente tutto. Io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi.